Ruffini, Matteo Furlan nel gruppo di testa fin dall'inizio. Simone Ruffini prima di Matteo Furlan, Furlan autore di una grande rimonta. Sarebbe un grandissimo risultato questo per il nuoto di fondo azzurro declinato al maschile. Simone Ruffini che insieme con Federico Vanelli ha già ottenuto la qualificazione olimpica nella 10 km e Matteo Furlan nella 5 km aveva a sorpresa conquistato il bronzo. Eccoli gli atleti, li intravediamo, si stanno avvicinando al traguardo sotto la pioggia battente che è cominciata a cadere proprio nell'ultimo chilometro. Simone Ruffini davanti all'americano Meyer, terzo più staccato Matteo Furlan. Vediamo gli atleti, vediamo i nuotatori avvicinarsi al traguardo della Kazan Arena. È una brutta giornata dal punto di vista meteorologico qui a Kazan, ma è sicuramente una grandissima giornata per il nuoto di fondo azzurro. Simone Ruffini ha preso vantaggio rispetto all'americano Meyer, è stato tra i due un lottare fino in fondo per la medaglia d'oro, mentre negli ultimi metri si è staccato Matteo Furlan, numero 80 tatuato sulle spalle per Simone Ruffini che sta nuotando davvero alla grande. Adesso ha sopravanzato l'americano Meyer, sempre nel gruppo di testa l'azzurro aumenta il vantaggio nei confronti dell'americano e i due sono staccati rispetto al terzo che è sempre un italiano, Matteo Furlan, che potrebbe dunque conquistare la sua seconda medaglia mondiale dopo il bronzo a sorpresa nella 5 km. Simone Ruffini nuota, si gira anche per guardare Meyer, l'americano con il quale lotta per la medaglia d'oro. Ultimi metri per Simone Ruffini, sempre testa a testa con l'americano Meyer. Simone Ruffini però ha staccato l'americano e si avvia a vincere l'oro. Arriva a toccare adesso, tocca adesso, Ruffini è oro. Simone Ruffini oro nella 25 km di fondo maschile, tocca adesso l'americano Meyer dopo 4 secondi, oltre 4 secondi dopo il nostro Simone Ruffini. Adesso attendiamo anche l'arrivo di Matteo Furlan che nell'ultimo chilometro si era staccato rispetto alla coppia di testa, va a toccare in terza posizione, dunque Simone Ruffini oro, l'americano Meyer argento, Matteo Furlan bronzo nella 25 km. Si chiude alla grande il mondiale per gli atleti azzurri del fondo.